Tatuatori cucina. Buongiorno a tutti. In questi tempi di quarantena stiamo proponendo oggi carciofi alla romana. Per avere dei carciofi alla romana buoni bisognerebbe avere carciofi romaneschi. Qui ce ne sono alcuni già capati che poi metterò in pentola, sale, olio e mentuccia romana. La mentuccia romana è un'erba selvatica che romana è proprio di delle nostre parti. Ok, adesso vi faccio vedere come si deve capare il carciofo, perché il carciofo, diversamente da quello della giudia, gli vanno tolte molte più foglie, proprio perché deve cuocere molto bene e le foglie che nel carciofo alla giudia servirebbero a diventare dei biscotti verdi, per il nostro carciofo alla romana invece deve diventare tutto quanto molto morbido. Siccome siamo un po' avanti nella stagione, si cerca anche di togliere un pochino di interno che potrebbe avere dei peli. Gli tagliamo il nostro gambo e andiamo a cominciare a sminuzzare la mentuccia che andrà nel fondo della del tegame. Nel tegame già abbiamo messo un bel po' alla mia tanti che profumo, voi non potete dirlo. Nel tegame abbiamo messo già un quantitativo importante di olio e cominciamo a metterci un pochino di mentuccia, più o meno 8, e poi cominciamo a posizionare i nostri carciofi. Tanti quanti ne entrano nel tegame. Cioè proprio questo legame da carciofi e poi comincio a infilarci dentro i gambi, perché sono sicuramente buonissimi ma vanno poi incastrati nel tegame. Fatta questa operazione saliamo quanto basta e andiamo a metterli sul fuoco. Ricopriamo e ci rivediamo tra un'oretta. Ed eccoli qua, il prodotto finito, come vedete ben vedere, è un carciofo super soffice, cotto alla perfezione con la sua menta e il suo olio. Grazie a tutti, buona serata e buon appetito.